Buon God Day e bentornati su un episodio rivoluzionario di Palworld. Mamma mia, voi non avete idea. Considerate, questo è il primo episodio che sto registrando a marzo e sul canale finalmente è ricominciata la serie su Palworld, perché giustamente avevo fatto uscire il prologo su Elden Ring e su Palworld, poi ci siamo già in tutta la serie di Poppy Playtime capitolo 3. Ho in mente tante cose e tra l'altro devono ancora iniziare le serie che vi annunciai nel video di programmazione del canale, quindi la serie sul King misterioso e la serie sul Vintage. Avevo detto che avrei iniziato Lies of P. Lies of P è sfigatissimo, perché doveva essere la prima serie sul canale e diventerà l'ultima probabilmente. Sul canale finalmente sono cominciati ad uscire episodi di Palworld e di Elden Ring, quindi voi state più o meno all'episodio 1-2, io sto al quinto, per questo sarà il quinto episodio di Palworld, e per quando vedrete questo video spero di essere arrivato almeno al settimo, quindi sono un po' più avanti a voi. Comunque ci siamo capiti. Perché dico che questo è un episodio rivoluzionario? Perché ho fatto dei cambiamenti off screen importanti. Oggi faremo la torre, promesso, l'altra volta c'è stata la parentesi dungeon. Mannaggia! E che fine ha fatto la nostra base incredibile? Mi c'ero affezionato a questa piccola base. È passata gente losca che ci ha rubato tutto quanto. No ragazzi, a parte queste pecore morte che fanno un po' tristezza, ho smantellato tutta la base raccogliendo tutti gli oggetti qui e portandoli nella nuova base che vi farò vedere. Quindi rivoluzionario, perché finalmente abbiamo una base più grande e abbiamo anche dei pal nuovi che ho trovato tutti nelle uova. Io vi presento la base nuova, guardate che spettacolo. E voi direte, beh, ma più o meno è identica a quella che avevi prima. Esatto, sì, vi giuro, pensavo di morire, sarebbe stato esilarante se morivo come un fesso. La forma è la stessa di prima, però ragazzi, qui ho veramente molto più spazio. Una cosa che odiavo della base sopra era che avevo messo tutte le casse sparpagliate, quindi che facevano questi pal birbanti? Mi mettevano le cose in disordine ed era una cosa che odiavo, perché quando mi serviva il legno lo dovevo andare a cercare in quattro casse diverse. Invece adesso, se io gliele metto tutte qui, loro mi mettono la roba qui. Non siamo in multiplayer, quindi non è che mi vengano a rubare la roba. Guarda quanto è bella Romana che dorme. Poi ne ho messe due lì di casse, che sono le casse intermedie se devo trasportare la roba. E dentro casa, qui c'è il letto incredibile. E queste casse qui invece le ho messe dove c'è la roba più rara. Quindi vedete, ci ho messo le medicine, i rubini, le uova, le anime che servono per livellare, però per adesso non ho ancora livellato niente. Questo qui viola, che non so che cosa sia, però si possono costruire robe sus. Qui ci sono pezzi di ingranaggio incredibile, quindi qui ci metto proprio le cose più sus. Per il resto, come vedete, qui ho messo la miniera, il legno, qui mi producono sfere palla in abbondanza, ci sono i lettini, vedete, ho messo una mangiatoia in più. Quando ho letto questa roba qui ho pensato, oh wow, posso far accoppiare i palle come in Pokémon. Non posso far accoppiare i palle perché mi dice che mi serve una torta. Qui potrei sbloccare cose, ma mi preferisco tenere i punti, perché adesso probabilmente saliremo di base se ce la facciamo, e quindi magari mi dice delle cose specifiche, vedi? Io l'ho fatto pensando che potessi far accoppiare i pali e venivano fuori cose incredibili. Ci mancano gli ingredienti, ma non so dove trovare gli ingredienti, quindi questo è un po' sus. Ah, ok, vai, schiudiamolo. Questo era un uovo, super uovo generico. E abbiamo trovato un altro gatto, vabbè, ce l'avevamo già il gatto, peccato. Però siamo saliti di livello. Vi faccio vedere, volevo fare il campo di grano, ma non lo posso fare perché manca un seme di grano, che non ho idea di dove si trovi. Ecco la torta, però ci serve un botto di roba, quindi per adesso i nostri pal non potranno fare bunga bunga. Poi, a livello di pal, ho trovato lui nelle uova, che è fichissimo. Poi abbiamo lei, che si chiama Romana, ed è la versione grossa di Romano, che ho sostituito perché l'abbiamo trovato in un dungeon. Ho trovato lei in un uovo, l'ho chiamata Ardente, perché è bellissima. Poi Bambi lo conoscete, Vixi la conoscete, e mi pare che gli altri più o meno li conoscete tutti. Ah, la farfallina ho trovato, bellissima. Ragazzi, si dorme e si va a fare finalmente la torre. Quanto è bella Ardente che si fa il bagno. Ragazzi, io direi che, fammi controllare come siamo messi, inventario, allora, potenziamento statistiche. Allora, che mi posso aumentare? Allora, attacco, che dite? Facciamo HP e poi per un po' non livelliamo più HP, ok? Poi, tecnologia, abbiamo 18 punti, ma ripeto, li voglio tenere perché non so cosa ci servirà per andare avanti. Vorrei fare tantissimo questo, capsula di potenziamento PAL, che secondo me con i doppioni dei PAL possiamo potenziare i PAL, che sarebbe una cosa fighissima. Per il resto in squadra abbiamo i nostri ben amati eroi, abbiamo King, finalmente lo possiamo usare perché siamo saliti di livello, abbiamo Queen, Neve, Shota, che è immortale, e Tempesta. Allora, io direi di andare, ragazzi, si va. Torre del sindacato, direi. Io mi metterei King. Io, guarda, vorrei provare una cosa sus, perché 9 su 10 ci sarà un boss qui dentro, quindi vorrei provare a mettermi l'arco con le frecce velenose e vedere che succede. Torre del sindacato che partecipa alla battaglia contro il boss. Iniziare la battaglia contro il boss, vuoi procedere? Ok, vai. Ok, vediamo che c'è qui dentro, dai! Dai! Che diavolo di boss ci può stare qua? Un allenatore, sicuro. Oh! Damn! Ehi! Signorina, buongiorno! Complimenti!
di Palward, vedo che la gnagna è sempre la gnagna. E c'è un Pikachu gigantesco. Wow. Zoe e Grizzbolt. Pikachu fuso con Lazarin. Quanto danni facciamo? Oh mamma mia. King, pensaci tu, la situazione è molto... Mamma mia, come... Oh! Allora, io vorrei avvelenare questa creatura, è orribile. Ok, non fa troppo danno. Ok, non si sta per... King è tipo il tank definitivo. Ok, lo stiamo avvelenando tantissimo. Allora, di tutto mi aspettavo tranne che una waifu. Vai King. No, 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 non voglio stare vicino a questa creatura mai nella vita. King? King non sta andando molto bene, però. Oh, 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 godo mio, aiutami tu. Ma queste frecce velenose non fanno... Ah, ok, stanno facendo male. Ok, credo di averla avvelenato bene, però la situazione è più problematica del previsto. Ok. Io non so se questo è il primo boss del tutorial, quindi io non so se... fa danno, signorino. Vai, Queen. Abbiamo pure Shoda, tranquilli, eh. Ok, dai, dai, dai. Vai, Queen. Ok, vediamo Neve come se la cava. Abbiamo lo scudo pure potenziato, quindi. Ah, l'ha congelato, fantastico. Oh, eh. Oh, va bene, ok. Tutto bene? Ma comunque è fighissimo, l'idea del che gli sta addosso. Fichissimo. Ok, abbiamo finito le frecce. Velenose. Diamoci le frecce normali. Ok. Ok. E finiscilo tu, Shota, dai. Shota, vai, distruggelo. Vai, Shota. Shota, vai. Yo, guardalo, Shota. Vabbè, è stato più facile del previsto. Ma è morta? E c'è pure Ragdoll. È stato emozionante, devo dire, è stato divertentissimo. Vabbè, primo try, ragazzi, oh, la grande. Ok, non era difficile, però immagino che andando avanti è stato facile, ho paura a dire che è stato facile. Cioè, mi dà l'idea di un qualcosa che secondo me fatto ad alti livelli potrebbe essere problematico. Però è andata molto bene. Abbiamo finito il tutorial, abbiamo 5 punti di tecnologia. Allora, pensiamoci un attimo. Io ho fatto questa qui utilissima. Io vorrei fare questa. Distilla l'essenza ricavata da più pal della stessa specie per potenziarne un esemplare alzandone il rango. No, io voglio fare questo. Capsula di potenziamento palo. Io direi di tenercele queste cose perché non so cosa ci potrebbe chiedere. È molto meglio del previsto, quindi sono felice. Allora, torniamo un attimo immediatamente alla base a sto punto. Chiesa abbandonata. Che dite? Andiamo a esplorare qui. Ora, la mia domanda su sé. Questa è la prima torre. Vabbè, è stato più facile del previsto, ma me ne pentirò probabilmente di dire questa cosa. A parte che ce ne saranno tante, ipotizzo, di torri, non so quante. Posso dire che il design della tipa era tanta roba? Sui vari social non ho beccato neanche uovo generico. Vabbè, prendiamoli tutti. Neanche uno spoiler nei confronti di quella tipa? Cioè, neanche una fan art. Sus? Ok, sblocchiamo questa. Perché mi ricorda la chiesa di Elden Ring? Questa di Marika di Elden Ring? Boh, vabbè. Dovrei catturare un po' di palle per salire di livello. Ma catturiamo un set di papere, va? Ma questo è il farm di paperino? Catturiamone qualcuno. Questi ovviamente li farmerò, ragazzi, off screen. Qui vedo che c'è una marea di minerali. Mamma mia, quanto. Mamma mia, i minerali qui. A voglia a farmare lingotti. Qui ci dovrei venire con il cinghialotto, mi sa, eh? Bomba potente. Wow. È l'unica mount volante che abbiamo. Ma ipotizzo se ne troveranno alcune assurde andando avanti, no? Oh wow. Qui c'è una gran festa qui. Tocca intervenire. Pronti, ragazzi? Beh, oddio, mi aspettavo di meglio. Non mi rovinate la cattura di questa carrozza. Maledetti. Ok. Catturiamo un po' di palle, visto che stiamo un attimo qua. Questi mi pare che ce l'abbiamo tutti, Gumos e compagnia bella. Boom, già che è morto. Ok, ho ucciso qualcuno. Non me lo uccide, per favore. Mi sa che me lo ucciderà male, vero? Che dite, me lo ammazza, vero? No, forse no. Un altro colpo? Bella, ammazzato. Non so se riusciamo a salire a 24, però ci proviamo. Le uova mi divertono tantissimo.
surfer. Ma che cavolo è questo? Scusate, questo è bellissimo. Mai visto questo, eh? Ma sei bellissimo! È una mount acquatica, praticamente. Io pensavo che le uova pure comuni fossero delle sole giganti. Invece vedo che non sono proprio delle sole incredibili. La sua struttura è praticamente idrodinamica. E per questo ho cacciato dei bracconi che lo usano come tavola da surf. Beh, giustamente. Bellissimo. Sta dormendo arrabbiata? Penso stia dormendo, però sembrava incazzata. Io la metterei tipo qua. Che dite? Questa secondo me è tanta roba, perché forse, se insomma il mio intuito sus funziona, dovremmo riuscire a far salire palle. Quindi magari finalmente Shota può salire di livello. Ci serve il campo di grano, ragazzi, altrimenti non possiamo salire di livello. Ma non so dove si trovano i semini. Lo sto giocando proprio come prima volta, quindi sto evitando di andarmi a cercare cose proprio se è proprio necessario qualche volta. Tipo quella roba lì, quando ho letto torte e sono andato a leggere che effettivamente mi serve una torta, ho detto cavolo, ho fatto un errore a costruirlo con l'affare, no? Scegli un pal per la base. Quindi se io mettessi Shota, palla da... Ah, lo vedi? Avevo ragione. Eh sì. Quindi adesso lui mi diventa più forte? Sì, uno su qua. No, che spettacolo. Però la mia domanda è: questa cosa qui ha a che fare con il potenziamento? Aspetta un attimo, aspetta. Allora, questo è un potenziamento, però non è la stessa cosa di qui, giusto? Perché qui potenzio il mio personaggio, lì potenzio i pallo. Ok, no, ok, ha senso. Gli diamo 4 di queste, che succede? Stare essenza. Il pallo è stato una volta, non è essenza. Eh sì, intanto sì. Potenziamento riuscito. Grazie a questo nobile sacrificio il tuo pallo è diventato più forte. Quindi devo catturare altri. Ammazza, ne devo catturare un botto. Ne abbiamo qualcuno di Queen? 1, 2, 3. Ah, ce ne serve un altro. Ok, va bene. Adesso potrei potenziare petto e pollo, però effettivamente non li uso in squadra, quindi mi sembra abbastanza inutile potenziarli. Però sì, dobbiamo catturare altri cattiva. Sto pensando perché mi potrei mettere a farmare un po' di metallo, sinceramente, prima di fare l'altro episodio. Perché adesso a livello di costruzioni, noi... cioè, che ci possiamo fare? La balestra. Andiamo un po' a vedere. Ah, questo possiamo fare? Vai. Ammazza, due ball nuovi. Gale Claw. Cioè, le uova sono incredibili in Palworld. Cioè, mi stanno dando una soddisfazione incredibile. Vabbè, questi li rinominiamo nel prossimo episodio. Ora, vai a capire se questo è più veloce di Tempesta. Sa volare con una persona tra gli artigli. Quando si stanca, però, gli lascia cadere. Ha causato una lunga serie di incidenti mortali. Ah, però come aliante, non come mount volante, vedi? Io volevo fare una cosa, ragazzi. Sapete, una curiosità mi sta venendo. Noi ci potremmo fare la balestra. Per fare la balestra ci servono i chiodi e gli ingotti di metallo. Noi ce ne serve un botto di ingotti di metallo, ragazzi. Un botto. Quindi io stavo pensando, se noi prendiamo il nostro cinghiale e andiamo a farmare quelli, si può fare secondo voi? Io non mi ricordo, la posso cavalcare o non la posso cavalcare? Sì, la posso cavalcare. Ok, allora possiamo fare una cosa fighissima. Voglio finire l'episodio con un esperimento che mi è venuto in mente adesso. Dov'era quella marea di minerali? Ah, ecco, un'altra palletta, fantastico, quella non l'avevo vista. Se io metto lei, faccio questo e faccio la carica su questa roba, secondo voi funziona l'idea che ho in mente? Cioè, funziona e non funziona? Forse devo mirare meglio? No, in realtà penso funzioni. Ecco, abbiamo trovato il farming. Io ho pensato, dato che lei distrugge le rocce con una facilità imbarazzante, ho detto, magari posso fare questa cosa sussa. E poi magari è una cosa che sapete tutti, eh? Io la sto facendo adesso come se avessi scoperto l'acqua calda. Mi direte che ci metterò tipo 800 anni a tornare alla base. Peccato che dà solo una hit, però basta e avanza, quindi è una hit importante. Ok, ne abbiamo presi 234, penso possano andare bene. Certo, dobbiamo un attimo fare così, altrimenti non arriveremo mai al teletrasporto. Ci siamo quasi, ragazzi, dai, che ce la facciamo? Ecco, siamo riusciti. Fantastico. Vedete perché mi sono messo le box qui? Quando arrivo in queste condizioni che posso fare un passo, butto tutto qua dentro, abbiamo risolto il problema. Ecco qua. Perfetto. Ragazzi, oggi non riesco a chiudere l'episodio perché continuano a succedere cose. Ci stanno invadendo adesso. Sterminiamo questi cosi e poi concludiamo l'episodio. Vai King, schiacciali, vai King. Un po' di velocità, King. Vai King. Ammazza, non ne ha preso uno. Fantastico, King. Breve ma intenso. Io direi che da questo episodio godoso di Palworld, che chiamerò probabilmente, vabbè no, la volevo chiamare Rivoluzione, però avendo visto, come dire, l'amore con la quale è stata creata l'allenatrice che abbiamo distrutto nella torre, probabilmente chiamerò l'episodio con un nome un pochino più accattivante, tipo, la vorrei chiamare Rule 34, oppure Wife, o qualcosa del genere. Spero vi sia piaciuto questo episodio di costruzione e soprattutto di distruzione della prima torre di questo sindacato di Reine che continua a farmi ridere tantissimo, però vabbè, che dovete fare? Ragazzi, che godo siamo voi, ci vediamo al prossimo episodio.